Anche in Abruzzo nasce la rete federata degli ecologisti e civici, costituita tra gli altri da sindaci, cittadini, professionisti, ambientalisti ed animalisti, tra i promotori dell'iniziativa I Verdi, che hanno spiegato come la rete punta ad una politica ecologica, ma anche ad un'ecologia della politica che punti alla trasparenza, all'efficienza, alla conoscenza e alla competenza. Per informare i cittadini sul nuovo soggetto politico ecologista e coinvolgerli nella scelta del simbolo, i rappresentanti della rete saranno nelle piazze abruzzesi domani e domenica. I cittadini potranno scegliere tra quattro simboli. I seggi saranno allestiti nelle piazze di tutte e quattro le province abruzzesi. Il voto potrà essere espresso anche online o via fax. Gli approfondimenti e le informazioni per accedere al voto del simbolo si possono trovare sul sito www.ecologistiecivici.it. Un nuovo partito ecologista dove ci sono anche parte dei vecchi verdi, ma ci sono nuovi soggetti, ci sono i sindaci virtuosi, quelli della buona amministrazione che hanno raggiunto obiettivi impensabili come il rifiuto zero, come manderemo in onda fra un pochino un'intervista a Domenico Finiguerra, un sindaco che ha bloccato tutte le nuove costruzioni, che ha ristrutturato ogni bene immobile del proprio comune. E quindi siamo noi tutti insieme a presentare un nuovo soggetto ecologista. Presentiamo una carta degli intenti e chiunque sottoscrive la carta degli intenti potrà scegliere tra quattro simboli nuovi per un nuovo percorso vicino alla gente, vicino all'ambiente, perché la politica a tutt'oggi locale, nazionale, globale non ha tenuto in giusta considerazione la questione ambientale.